Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Iniziamo dall'oggetto 98. Si tratta di una interrogazione del consigliere Rometti rivolta all'assessore Barberini. Intendimenti della Giunta regionale in merito alla ristrutturazione dell'ospedale del Distretto Sanitario Dipartimento di Prevenzione e dell'azienda Pubblica Servizi alla Persona nel comune di Norcia. Prego, consigliere Rometti. Grazie, Presidente. Ma nel dare atto alla Giunta di aver affrontato, diciamo, il tema di una dotazione per quel che riguarda i servizi sanitari nell'area del terremoto in maniera tempestiva, cerchiamo di volgere lo sguardo un po' più in là, sapendo che il terremoto ha lesionato l'ospedale, ha lesionato il distretto sanitario, ha lesionato il Dipartimento di Prevenzione e l'azienda dei servizi alla persona. Sappiamo che l'area Norcia, Cascia sono territori distanti da altri presidi ospedalieri con una viabilità in alcuni casi anche difficile. Sappiamo anche che la gente in questo momento vive in strutture di emergenza, in abitazioni di emergenza e anche i malati, naturalmente chi soffre e ha delle patologie vive in strutture di questo tipo. Ad oggi, assessore, come dire, credo che ci si trova di fronte all'esigenza di fare alcune scelte. Non abbiamo ancora davanti progetti per poter mettere mano alla ristrutturazione dell'ospedale e delle altre strutture lesionate e mi sembra che non ci sia neanche ancora la possibilità concreta di realizzare prefabbricati ad hoc al di là delle strutture attuali per, diciamo, accogliere i servizi che sono venuti meno. Quindi l'interrogazione, diciamo, è per capire se ci sono, ecco, ipotesi, idee che si stanno facendo avanti, ad esempio quella di utilizzare la parte agibile dell'ospedale per i posti letto e per i ricoveri, magari liberare gli spazi che in questo momento sono destinati a ambulatori e ad uffici, oppure in generale, diciamo, quali sono le scelte che si faranno per quel che riguarda la ristrutturazione dell'ospedale, del distretto, del Dipartimento di Prevenzione e dei servizi alla persona. Quindi, ecco, l'esigenza di avere uno sguardo un po' più lungo su servizi così importanti per un territorio che naturalmente ha tutte le difficoltà che conosciamo per quel che riguarda il raggiungimento di altri presidi che la Regione chiaramente potrebbe mettere a disposizione, ma che in quell'area naturalmente sono di difficile fruizione. Grazie, prego assessore Barberini. Sì, per quanto attiene il presidio sanitario di Norcia, gli eventi sismici iniziati ad agosto del 2016 e proseguiti poi al 26 ottobre e il 30 ottobre hanno di fatto danneggiato tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti nel comune. Quindi non solo gran parte del presidio ospedaliero, ma tutte sono completamente inagibili le strutture, il distretto sociosanitario, il Dipartimento di Prevenzione e anche tutte le altre strutture non direttamente gestite dalla ASL, in particolare farmacie, residenze protette, ambulatori dei medici di medicina generale. Nella immediatezza del post-sisma si è subito intervenuti e dopo pochissimi giorni già i 500 metri della palazzina adiacente e già facente parte del presidio ospedaliero di Norcia è stata completamente sistemata ed attualmente in quella palazzina vengono svolti i posti di attività di emergenza e urgenza, le attività specialistiche ambulatoriali al piano terra, la direzione sanitaria e gli ambulatori distrettuali al piano primo, mentre nel piano inferiore c'è, oltre al CUP, l'anagrafe sanitaria e la farmacia. All'esterno sono stati installati dei moduli e già fin dai primi giorni è stata data quindi una risposta. Nel medio termine questi moduli saranno sostituiti da dei prefabbricati che hanno quindi anche una veste, una struttura ben diversa dagli attuali,
moduli dove saranno collocati un modulo radiologico dove sarà collocata la TAC e le apparecchiature di risonanza, e questo modulo verrà completato entro il mese di giugno del 2017. Ulteriori moduli sanitari prefabbricati verranno installati nelle vicinanze dell'ospedale e andranno a sostituire invece i container o dove attualmente vengono svolte le prestazioni sanitarie. Di fatto avremo quindi spazi per i medici di medicina generale, per il CUP, l'anagrafe, la neuropsichiatria infantile e il modulo per la salute mentale, e nel piazzale inferiore all'ospedale verrà fatto un ulteriore modulo per l'attività di consultorio. Di fatto tutto quello che veniva gestita nel presidio ospedaliero di Norcia verrà completamente realizzato, tranne l'attività chirurgica, che ha bisogno di spazi e dotazioni ovviamente diverse. Nel medio termine, nel lungo termine, si sta, ovviamente si è già valutato gli effetti di questa e i costi per ristrutturare questa struttura. Per il completamento con la ristrutturazione della struttura danneggiata, il solo presidio ospedaliero, si presumono all'incirca 8 milioni, siano necessari all'incirca 8 milioni di euro. Si è anche valutata la possibilità di una diversa struttura, una costruzione ex novo per 40 posti letto tra acuti e residenza sanitaria assistita, il cui costo ammonta intorno tra i 13 milioni e i 14 milioni. Quindi si sta riflettendo su questa cosa. Mi sento di poter dire comunque che c'è stata una risposta immediata, ci sarà un miglioramento tra il mese di giugno e il mese di agosto 2017 per la gestione a medio termine, dovremo riflettere sul tipo di iniziativa che dovremo mettere in campo per l'attività a lungo termine. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Rometti per la replica. No, prendo atto della risposta dell'Assessore, credo che l'interrogazione è stata l'occasione anche per dare informazioni importanti che riguarda appunto questa fase che va immediatamente dopo l'emergenza, dove per la quale mi sembra che già ci siano interventi previsti con tempi precisi e anche rispetto a un orizzonte più lontano, anche sulla scelta se lasciare lo stesso presidio o realizzarne uno nuovo. Mi sembra che la Giunta stia, come dire, riflettendo su questo, quindi prendo atto positivamente di quanto dichiarato dall'Assessore. Grazie Consigliere, passiamo adesso all'oggetto 99, è una interrogazione presentata dal Consigliere Squarta e rivolta all'Assessore Barberini. Chiarimenti urgenti in merito alla riorganizzazione del reparto di oncoematologia dell'ospedale di Terni. Prego Consigliere Squarta. Grazie Presidente. Con delibera numero 78 del 2017, il Sindaco di Terni, approvata all'unanimità, si è impegnato a intervenire presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni affinché vengano trovate soluzioni adeguate per la struttura complessa di oncoematologia, al fine di risolvere le criticità legate alla mancanza di idonei spazi per fornire il servizio e alla necessità di fornire risposte qualitativamente e quantitativamente adeguate agli standard nazionali. Con delibera numero 34 del 2017 anche il Sindaco del Comune di Narni si è impegnato a intervenire presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni. Vorrei ricordare che l'oncoematologia di Terni è uno dei servizi di eccellenza del presidio ternano, uno di quelli con maggiori capacità attrattive in quanto punto di riferimento per l'Italia centrale, soprattutto per la professionalità del personale che vi opera. Più volte sono state poste all'attenzione della direzione aziendale alcuni elementi fondamentali, come la necessità di assicurare una collocazione adeguata e di disporre dei posti letto necessari, nonché di personale numericamente adeguato e non precario, o finanziato con fondi derivanti da sperimentazioni e donazioni. L'attuale ubicazione, con la decisione di assegnare solo due posti letto all'interno del reparto di medicina generale, non consente di fornire risposte adeguate e dignitose all'utenza, che merita ben altra considerazione. In sede di riorganizzazione dei servizi delle parti era stata indicata una soluzione secondo cui ogni piano dell'ospedale avrebbe avuto una destinazione omogenea e quindi sono stati anche sottoscritti appositi protocolli per trasferire il servizio di oncoematologia al piano terra del presidio ospedaliero. Recentemente però la competente commissione consiliare del Consiglio Comunale di Terni ha ricevuto in audizione il direttore generale dell'azienda
che ha appunto avanzato la proposta di spostare i servizi fuori dalla struttura ospedaliera, presso i locali dell'ex milizia, con una tempistica di realizzazione di almeno 4-5 anni e con enormi disagi per l'utenza, posto che la struttura fornisce attualmente attività ambulatoriali e attività di tipo terapeutico a malati in condizioni critiche, per i quali sarebbe necessario individuare all'interno dell'ospedale spazi adeguati e dotati di degenza dedicata. Atteso quindi che la direzione generale dell'azienda ospedale Terni continua a ignorare le motivate esigenze di riorganizzazione della struttura di cui trattasi e che sembrerebbe siano state sollevate anche dallo stesso direttore del servizio, tutto ciò premesso io interrogo l'assessore competente per conoscere se intenda, se non interna, intervenire presso la direzione generale dell'azienda ospedale di Terni per ottenere l'impegno a trasferire la struttura complessa di oncomatologia non già al di fuori della struttura ospedaliera, ma all'interno della stessa al piano terra, con spazi adeguati e una degenza dedicata che comprenda almeno 4 stanze e 8 posti letto. Ieri, rinnovando il rispetto dei tempi, do la parola la struttura all'assessore. Mi scusi Presidente, per guadagnare tempo, la struttura complessa di oncometologia è diretta dalla fine del 2008 dalla professoressa Anna Liberati. L'attività assistenziale che risulta dai report fatti dalla direzione dell'ospedaliera è per il 99% è fatta su pazienti trattati in regime ambulatoriale. E i pazienti che hanno invece richiesto un ricovero nel 2010 sono stati solo 10 casi, nel 2015 5 e nel 2014 6. Appare pertanto evidente come i numeri che ho rappresentato e anche quelli attesi lasciano del tutto evidente che la richiesta di aumentare la dotazione dagli attuali 4 ai possibili 8 posti letti non ha i numeri per venire incontro a questo tipo di esigenza. La riorganizzazione assistenziale che l'azienda ospedaliera sta attuando prevede la creazione di un'area differenziale per intensità di cura e l'area medica sarà completamente concentrata al piano quinto dell'ospedale, ove è prevista anche la degenza per pazienti oncologici e oncoematologici. Per fare questo al direttore della struttura complessa di oncometologia, la professoressa Liberati, sarà richiesto di predisporre in tempi rapidi protocolli clinici di ricovero, dai quali si potranno evincere i motivi per far ricorso al ricovero ordinario, la tipologia del trattamento richiesto e il setting assistenziale programmato. La direzione dell'azienda ospedaliera ha inoltre richiesto di progettare una ristrutturazione che faciliti l'accoglienza dei pazienti oncoematologici nella sede attuale, anche perché precedenti piani di ristrutturazione non sono stati attuati nel corso degli scorsi anni. Rappresento infine che ci sono evidentemente delle difficoltà tra la responsabile, la struttura complessa e il direttore generale, in quanto più volte convocata la responsabile, la professoressa Liberati, viene rappresentato dal direttore generale e che appunto che la professoressa Liberati non si è mai presentata alla discussione del budget e alle riunioni dipartimentali, e questo quindi probabilmente ha creato anche qualche difficoltà nella trasmissione, nel passaggio delle notizie e nell'avvio di queste ristrutturazioni. Grazie. Grazie, prego consigliere Squarta. Al di là di questi presunti problemi tra la primaria e il direttore, io dico una cosa, che c'è un atto, un indirizzo approvato all'unanimità dal Comune di Terni, dal Comune di Narni, che non sono sicuramente amministrati dal centrodestra, appunto, in cui credevano l'impegno affinché questa struttura non potesse essere trasferita all'esterno, come ha sostenuto il direttore generale, ma all'interno dell'ospedale. Quindi noi adesso prendiamo atto di questa sua posizione e vigileremo affinché possa essere evitato questo trasferimento al di fuori dell'ospedale, che tutte le associazioni malati li appunto hanno criticato e che proprio sia il Comune di Terni che il Comune di Narni all'unanimità hanno chiesto appunto al direttore di tornare sulle sue posizioni. Passiamo adesso all'oggetto numero 100, si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari. Nell'ordine del giorno era stata assegnata all'assessore Bartolini, approfittiamo della presenza della Presidente Marini, visto che la competenza è la sua, perché risponderà a lei.
Eventi sismici del 2016-2017, stato assente, ritardi relativamente alle soluzioni abitative di emergenza, ai contributi per l'autonoma sistemazione e la riapertura di numerose strade, e tuttavia intenzionato a sanzionare l'installazione delle casette cosiddette fai da te, con le quali i terremotati hanno affrontato l'inverno necessità di deroghe temporanee sul modello post-sisma 97. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, torniamo su il tema dei temi sicuramente per questa legislatura, oltre ai drammi del lavoro e della mala sanità in particolare. Torniamo al tema del terremoto. Abbiamo ricordato come la gestione a livello statuale sia stata molto carente. L'abbiamo ricordato con la gestione della gara Consip per le 18.000 SAE, l'abbiamo ricordato per quanto riguarda il tema delle scadenze non rispettate nella consegna delle SAE. Ormai siamo a 7 mesi dal 30 ottobre e le SAE del 30 ottobre non ci sono. Ci vorrà forse l'interestate, forse qualche mese in più ancora, si arriverà all'autunno, all'inverno. Poi il tema del contributo di autosistemazione, che come è noto è arrivato a pochi, corrisponde a pochi mesi e quindi tutta un'altra serie di problematiche connesse per chi magari ha dovuto comprare una casetta mobile oppure non mobile senza le ruote e l'ha messa magari sotto la propria dimora semidistrutta o distrutta. Io credo che quindi i problemi siano innumerevoli, lo sappiamo, tutti coloro che hanno lasciato quella bellissima terra, insomma non soltanto Norcia ma anche Cascia, Preci ed altre località, tanti sono andati via, perché naturalmente lo Stato appunto è in forte ritardo, la burocrazia che non paga o paga parzialmente anche coloro che stanno ospitando gli sfollati. Il problema quindi di questa gestione che rischia alla fine di scaricare i terremotati definitivamente. E allora rispetto a tutto questo e al fatto che naturalmente la ricostruzione è al palo perché è stato cambiato per l'ennesima volta il modello di ricostruzione, quindi dopo una fase dell'emergenza nella quale tuttora siamo così precaria, la ricostruzione non può che essere ferma, probabilmente ci vorranno anni per partire, questo lo dicono tutti negli ordini degli architetti e degli ingegneri e non solo loro. Allora, rispetto a questo noi abbiamo detto, cerchiamo di accordare delle deroghe temporanee, con divieto di sublocazione e fino alla fine dell'emergenza, con un monitoraggio che non sia punitivo, ma gentile, non sanzionatorio nei confronti di quelle persone che in vista del crudo inverno le tante famiglie hanno dovuto fare da soli a proprie spese attrezzarsi senza alcun ausilio da parte dello Stato. Che cosa intende fare la Regione Umbria e magari anche gli altri per evitare che queste persone che hanno difeso soltanto la propria vita siano sanzionate, siano punite? Grazie. Grazie, prego Presidente Marini. Grazie Presidente. L'interrogazione fa riferimento a poteri commissariali da utilizzare da parte del Presidente della Regione. I poteri commissariali sono quelli che vengono conferiti dalla legge e limitatamente ai poteri che la legge ci conferisce, non sono degli autopoteri di cui si avvale il Presidente della Regione. Con i poteri commissariali abbiamo ricevuto la funzione di vice commissari di governo per la ricostruzione. Per quanto riguarda la fase d'emergenza, come è noto all'Assemblea legislativa, è la Protezione Civile ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile che esercita, anche avvalendosi delle strutture regionali di protezione civile, laddove espressamente individuate, come nel caso della nostra Regione, di gestire tutta la fase emergenziale.
La fase dell'emergenza ha previsto una serie di interventi verso la popolazione, uno spettro ampio di interventi che sono accompagnati da risorse economico-finanziarie. A parte le tende delle prime ore, i moduli container, dove ci sono attualmente 500 persone, i MAPRE, dove ci sono oltre 150 persone, le SAE, dove ci sono 500 persone, il contributo di autonoma sistemazione che riguarda 2.900 nuclei per 6.000 cittadini e gli alberghi. Questo è lo spettro che il Sistema Nazionale di Protezione Civile a carico delle risorse pubbliche ha messo in campo. Per quanto riguarda il contributo dell'autonomo sistemazione, che hanno preso circa 2.900 nuclei familiari per oltre 6.500 cittadini, è evidente che questo contributo deve essere utilizzato dai cittadini per qualunque forma di assistenza che sia congrua, quindi case in affitto, altre case di proprietà, case in prestito, anche case autonome conformi alla normativa. L'interrogazione contiene un elemento erroneo anche nel 97, che peraltro i presidenti di regione avevano esattamente gli stessi poteri che hanno oggi il commissario e il vice commissario. L'unica cosa in più era la dichiarazione di stato di emergenza, che oggi è in capo invece al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Non è stata mai consentita provvedimenti in deroga alle normative edilizie, urbanistiche, ambientali e paesaggistiche. Queste deroghe sono previste dal Dipartimento di Protezione Civile per tutti gli interventi che invece effettua il Dipartimento di Protezione Civile. Quindi ci sono norme ad hoc emergenziali, anche di tipo urbanistico edilizio, per i container, per le SAE e per i MAPRE, di cui ci siamo avvalsi e di cui i comuni si stanno avvalendo, per la realizzazione e l'individuazione delle aree. Per quanto riguarda i cittadini, il contributo autonomo sistemazione, che arriva quasi a 1.000 euro per le famiglie con 4 o 5 più persone, quindi una cifra più che congrua a garantire il reperimento di immobili in affitto e di altre case, anche qualora si dovesse fare ad una distanza maggiore dal proprio territorio. Ovviamente credo che la correttezza istituzionale dell'Assemblea legislativa è di prevedere e di riconoscere che le eventuali sistemazioni in casette provvisorie devono essere autorizzate, quindi devono rispettare le normative edilizie, urbanistiche ed ambientali e paesaggistiche e di parco, per quanto riguarda quell'area, vigenti, in quanto la deroga è in capo esclusivamente al sistema di protezione civile, peraltro in aree che sono sottoposte ad autorizzazione. Cioè non è che, voglio essere chiara, le deroghe sono sulle procedure, sulla tempistica, non sono sulla violazione delle norme urbanistiche, edilizie e paesaggistiche. Cioè sono delle procedure semplificate, tanto che anche le SAE sono sottoposte ad autorizzazione di tutti gli organi preposti, quindi il Comune, la Regione, il Ministero dell'Ambiente, qualora ricorrano Presidente, gli elementi, tempo. Il Ministero dei Beni Culturali. Dato che in premessa c'erano altre informazioni, mi fermo qui, ma visto che è finito il tempo, ero in grado di rispondere anche ai 7 punti che sono in premessa. Beh, abbiamo appreso che purtroppo chi ha agito soltanto per tutelarsi nell'inverno scorso cercando un tetto che non avesse le ruote, perché è questo l'aspetto abbastanza tragicomico della situazione, chi ha preso una casetta con le ruote ce la poteva mettere, chi invece l'ha installata pur avendola allacciata ai servizi senza le ruote, in quella condizione in cui non c'era un cane a Norcia, non c'era lo Stato, non c'è stato lo Stato in quel momento storico, ecco, tutti costoro rischiano una elevata sanzione. È bene dirlo perché al di là del fatto che è la Protezione Civile che deve intervenire, siamo noi, credo, come Assemblea Legislativa, che dovremmo muoverci perché ci sia una sanatoria temporanea per quelle persone, per quelle famiglie che sono decine e centinaia, che appunto hanno soltanto evitato lo spopolamento della montagna, difeso la propria famiglia, la comunità, la cultura, la storia,
le loro radici e magari anche il tessuto produttivo, perché tanti non potevano andarsene, ma non c'era appunto da parte dello Stato alcuna altra provvidenza o possibilità, visto che le case erano tutte distrutte. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 101. Si tratta di una interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Chianella. Sicurezza della variante Pian d'Assino, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Un saluto ai colleghi consiglieri. Assessore, parliamo della famosa Pian d'Assino, un'infrastruttura viaria fondamentale per il sistema di mobilità del Comune di Gubbio e di tutto il comprensorio dell'Alto Chiascio. Un'infrastruttura che si sta facendo a stralci. In particolare ora faccio riferimento allo stralcio inaugurato nel 2005 che va dalla frazione di Padule alla frazione di Branca, che purtroppo negli ultimi due mesi, nel mese di aprile in particolare quello di maggio, è stata protagonista in negativo di due incidenti importanti. Il primo dove purtroppo ci sono stati tre morti e il secondo dove ci sono stati due feriti gravi. Cosa è successo? È successo che dopo l'inaugurazione di questo stralcio sono stati inaugurati anche altre direttrici, in particolare i due tratti umbri della Perugia-Ancona, quello che va da Branca a Fossato nel 2009 e quello che va da Casa Castalda a Pianello nel 2016. A seguito del collegamento con il tratto umbro della Perugia-Ancona è notevolmente aumentato il traffico, quindi anche in questa direttrice, la Pian d'Assino, che di fatto si collega con la Perugia-Ancona, e quando sarà terminato anche il tratto ad ovest dovrebbe collegarsi con le 45. Il traffico è aumentato, la velocità purtroppo non è regolamentata, non ci sono meccanismi di rilevazione della velocità né dissuasori per la velocità stessa, e quindi questa strada, che nasce purtroppo vecchia rispetto ai tempi che occorrono per completarla, essendo una strada a solo due corsie, priva di qualsiasi protezione all'interno fra le due corsie, di fatto fa sì che in molti momenti ci sono tre macchine che in qualche modo percorrono questa strada come se fosse a tre corsie invece a due, con velocità notevolmente superiori rispetto ai limiti e, come dicevo, in assenza di qualsiasi tipo di controllo. Ecco, io credo che in conseguenza di questo notevole aumento di traffico e pensando per il futuro, nella prospettiva futura, dobbiamo capire come fare per elaborare un piano di sicurezza con ANAS che permetta quantomeno di limitare la velocità controllandola e quindi limitare anche la pericolosità di tale strada. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie. Ma è interesse della Giunta regionale ovviamente sostenere ogni attività finalizzata a rendere più sicure le strade regionali e provinciali che insistono sul territorio, così come è punto centrale intervenire sulla sicurezza delle strade di competenza statale che attraversano il nostro territorio. Come per esempio l'intervento che è stato fatto appunto sull'arteria nazionale 45, che è stata adeguata agli standard europei. Queste politiche azioni tendono a individuare programmi credibili di interventi connessi alle diverse criticità segnalate dal gestore. Tuttavia, in merito a quanto chiesto, si sottolinea che l'apertura del tratto da Gubbio-Mogaiana, avvenuta nell'anno 2013, può aver in parte ridotto il flusso tra la Gubbio e la E45 versante sud, poiché ha accorciato i tempi di percorrenza, ma sicuramente un impatto inferiore rispetto all'apertura della 318. In questo nuovo mosaico viario emerge che tra Gubbio, tratto sud della 318, è migliorato sicuramente il livello di servizio e quindi è conveniente per gli utenti passare su questo tratto invece che percorrere la strada statale 219, ma non altrettanto per la direzione Gubbio tratto nord verso la Pian d'Assino, appunto verso Umbertide. In merito ai temi posti si segnala che con riguardo al fondo stradale del tratto sottoposto all'attenzione, in condizioni non perfettamente idonee per il transito autoveicolare dei mezzi soprattutto a due ruote, si è provveduto a segnalare ad ANAS i necessari interventi da eseguire nel più breve tempo possibile, comunque coerenti con il piano nazionale delle manutenzioni straordinarie.
predisposto appunto da ANAS. In merito agli incidenti evidenziati, risulterebbe ovviamente da informazioni che noi abbiamo assunto presso il gestore ANAS che questi sono la conseguenza del mancato rispetto dei limiti purtroppo di velocità, malgrado siano installati però cartelli che riportano appunto la velocità in Dassino, ma spesso anche in altre infrastrutture, comportamenti appunto individuali non consoni a quello che sono le regole del codice della strada. Tuttavia credo che la pubblica amministrazione ha il dovere normativo di intervenire dove sono appunto segnalate le maggiori criticità alla luce delle ultime disposizioni legislative, poi di modifica della legge del nuovo codice della strada e del suo regolamento di attuazione, anche segnatamente con l'introduzione dell'omicidio colposo. Non solo, ad ANAS ha attribuito anche il compito di intervenire sul tratto in questione, direi anche con il coinvolgimento della Polizia Stradale, alla quale dovrà essere chiesto di porre in essere la strumentazione necessaria, quello che diceva lei, cioè deterrente, necessaria a ridurre ovviamente la velocità e quindi a aumentare la sicurezza soprattutto in questo tratto. Gli incidenti sono dovuti purtroppo in questa strada anche alla promiscuità degli autoveicoli, cioè lì ci sono molti mezzi pesanti e anche autovetture in contemporanea che percorrono la strada, quando quindi le autovetture tentano sorpassi spesso succedono purtroppo appunto questi incidenti. Che cosa possiamo fare, che cosa stiamo facendo? Grazie alle risorse che devono essere rese disponibili dal Ministero e che sono previste nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, questo assessorato potrà porre in essere ogni azione per attivare progetti interdisciplinari con ANAS, con la Polizia dello Stato, sul quale stiamo già lavorando, con settori di Polizia Stradale, prefetture, ACI e rappresentante anche delle associazioni di utenti vittime della strada, dei familiari vittime della strada, finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni e dei comportamenti degli utenti fuori dalle regole. Aggiungo io che fra qualche giorno firmeremo proprio un protocollo d'intesa con ACI regionale, diciamo licenziato dalla Giunta regionale, proprio per mettere in campo azioni assolutamente concrete per ridurre, diciamo così, l'incidentalità e la mortalità sulle nostre strade. Assessore, grazie. Prego, consigliere. Grazie, Assessore, per la sua risposta. Le vorrei però puntualizzare tre cose ed è anche un invito che le faccio. Allora, la prima, è chiaro che la situazione nei prossimi mesi non potrà che aggravarsi almeno per un dato oggettivo, ossia nei prossimi mesi verrà chiusa, nel senso che ci sarà un traffico soltanto a senso unico alternato, la Contessa. Questo farà sì che il traffico, soprattutto lungo la direttrice che va verso Branca, potrà sicuramente non potrà che aumentare, sia dal punto di vista pesante sia dal punto di vista del traffico delle auto. Quindi da questo punto di vista un elemento aggravante in più da prendere in considerazione. Altri due elementi. La prima cosa, dovrà verificare a breve, Assessore, e le do la mia piena disponibilità, al fine di capire a che punto sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda il tratto Mocaiana-Bivio-Pietralunga. Io so che l'azienda aveva 4 mesi per l'elaborazione del progetto finale, prima di iniziare i lavori. Credo che quei 4 mesi sono già stati in qualche modo superati, perché parlavamo di questa cosa all'inizio gennaio, non so se si ricorda, dove c'è stata l'aggiudicazione finale e da quel momento decorrevano i 4 mesi. Quindi bisogna capire a che punto sono e quando si potrà iniziare, magari anche facendo un sopralluogo rispetto a quel cantiere. L'altra cosa, Assessore, la manutenzione del tratto che va da Branca a Casa Castalda. Allora, noi abbiamo aperto nel luglio, non so se si ricorda, del 2016 con Renzi il tratto Casa Castalda Val Fabbrica. Non è pensabile che da quel giorno non c'è stato più un giorno in cui le 4 corsie sono state sempre aperte, perché manutenzione continua, quindi o di qua o di là c'è sempre un cantiere. Quindi sollecitiamo, finiamo, anche perché la stagione estiva sta arrivando e non è pensabile che andiamo avanti un altro anno con lavori e cantieri a rilento. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 102, rivolta all'assessore Barberini e presentata dai consiglieri Casciari e Chiacchieroni. Azioni dirette a preservare le farmacie rurali quali fondamentali presidi territoriali. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Casciari. Sì, grazie Presidente.
Sì, stiamo parlando anche in occasione purtroppo degli eventi sismici, appunto di spopolamento, e questo tema che riguarda le farmacie rurali credo che sia insomma uno di quei presidi indispensabili, soprattutto nelle zone del cratere, ahimè, ma anche in generale in Umbria per la sua orografia, per le zone rurali e nelle aree di montagna. Di questo tema la Giunta, i comuni stanno parlando ampiamente anche per la programmazione dei fondi aree interne, che sono le importanti risorse che arriveranno ai territori appunto soggetti a spopolamento per la riqualificazione in termini di servizi alle persone, quindi scuole, servizi sanitari, servizi sociali, anche collegamenti infrastrutturali, ma anche nelle infrastrutture immateriali. Le farmacie, appunto, gli uffici postali, ne abbiamo parlato anche appunto con un rapporto dialettico con Poste Italiane, ma le farmacie rurali nello specifico hanno un ruolo in questo tema di riferimento per il mantenimento appunto della popolazione residente nelle aree svantaggiate. Le farmacie rurali sono in Umbria 83, quindi non sono né tante né poche, e sono quelle che hanno uno svantaggio sicuramente economico nel rimanere in luoghi che non sono molto appetibili, e quindi lo Stato nel lontano 68 con una legge aveva istituito un'integrazione per disagiata residenza, che è legata appunto al numero degli abitanti del luogo nel quale la sede farmaceutica ha sede, e le regioni, riconoscendo il presidio territoriale non solo in termini di appunto assistenza così farmaceutica, ma anche come funzione sociale, anche nei progetti di prevenzione, come punto di riferimento anche di alcune funzioni amministrative, per esempio le prenotazioni CUP o anche il pagamento dei ticket in loco, le regioni, dicevo, hanno istituito una indennità anche di disagiato servizio che è inversamente proporzionale al fatturato annuo delle farmacie. Non parliamo naturalmente di cifre esorbitanti, la Regione Umbria ha riconfermato nel testo unico in materia di sanità e sociale in termini di indennità di disagiato servizio da un massimo di 3.099 euro lordi anno a un minimo di 1.000 per farmacia lordi, quindi diciamo sono cifre che hanno impegnato nei precedenti bilanci circa 22.000 euro, perché delle 83 farmacie soltanto 10 hanno ottenuto la misura aggiuntiva del disagiato servizio, appunto questo perché appunto c'è un problema con i fatturati. In altre regioni, faccio l'esempio delle Marche, la nostra indennità di servizio di 1.000 euro è diventata di 13.000 euro anno, che sono diciamo un'integrazione al reddito importante per chi sceglie di mantenere il proprio presidio nelle aree diciamo soggette a spopolamento in piccoli piccolissimi comuni. Quindi chiedo alla Giunta regionale, anche appunto in consigliere Tempo, dopo quello che è successo nelle aree del cratere, cosa intenda fare, se intenda rivedere le indennità per disagiato servizio come avvenuto in altre regioni con onografia affine all'Umbria. Prego, assessore. Sì, grazie alla consigliera Gasciari per aver posto questo tema. Le farmacie saranno nel nuovo piano sanitario regionale ancor più valorizzate nel loro ruolo di presidi e di farmacie di servizi, quindi non più solo ed esclusivamente diciamo luoghi dove vengono vendute i medicinali, ma anche presidi di servizi sanitari e sociosanitari. Diciamo, fino ad oggi anche l'accordo che è stato recentemente sottoscritto con le farmacie va in questo senso. È particolarmente utile, tra l'altro, all'attenzione dell'assessorato e della Giunta la necessità di intervenire con maggiore incisività nei servizi sanitari e nei servizi sociosanitari delle zone disagiate, delle zone montane ed anche ovviamente nelle zone, perché hanno queste caratteristiche di disagio
e per lo più anche montane e nelle zone colpite dal sisma, dal recente sisma. Le farmacie rurali sono presidi territoriali a tutto tondo che possono essere indubbiamente annoverate, che hanno queste caratteristiche, e quindi è intenzione dell'assessorato sottoporre alla giunta regionale un intervento modificativo all'articolo 245 del testo unico sanitario e sociosanitario della nostra regione, la legge 11/2015, per cercare di adeguare e riparametrare queste indennità e questi valori. Si vuole anche intervenire con questo provvedimento legislativo anche però per cercando di intervenire e di fornire ulteriori strumenti per dare risposte ai servizi sanitari e sociosanitari dei territori che hanno queste caratteristiche, per dare un segnale che non è solo politico, ma è un segnale di attenzione, di disponibilità per cercare di appunto mantenere standard elevati qualitativamente anche in questi territori dove indubbiamente è difficile, si vive in condizioni di maggiore disagio e maggiori difficoltà. La risposta del pubblico attraverso questi interventi sarà proprio questo. Grazie. Grazie assessore. Post sisma 2016-2017, edilizia scolastica percentuale rispettivamente degli edifici adeguati, migliorati, non sottoposti ad analisi di vulnerabilità, sprovvisti di certificazione di prevenzione antincendi. Imprese, data effettiva dell'erogazione dell'indennità, una tantum per attività sospese nel cratere, informazioni della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Quindi ritorniamo, come lei ha già accennato, a occuparci ancora una volta dei territori colpiti dal sisma. In particolare vorremmo informazioni che abbiamo già avanzato in un'altra sede, in sede scritta, a cui invece non abbiamo però non abbiamo ricevuto risposta. Sugli edifici scolastici, poiché la preoccupazione, come potrete capire, molti di voi, sia dei genitori, sia dei docenti e di tutti coloro che comunque si trovano all'interno di queste strutture, è grande, vista anche poi l'obsolescenza di queste strutture, no? Allora, non è chiaro quanti comuni hanno provveduto alle analisi di vulnerabilità ordinate dalla Protezione Civile ormai nel 2003, non è chiaro nemmeno quante scuole siano state sottoposte dopo il 98 a migliorie e quante ad adeguamenti antisismici. I consiglieri regionali, ma anche la popolazione vorrebbe avere un quadro aggiornato, magari disponibile online, e peraltro non è neanche chiaro quante di queste scuole abbiano il certificato di prevenzione incendi. E allora per questo motivo noi chiediamo di avere delle percentuali, dei dati, percentuale degli edifici adeguati rispetto al totale chiaramente degli edifici esistenti in Umbria, la percentuale di quelli migliorati, la percentuale di quelli degli edifici scolastici non sottoposti all'analisi di vulnerabilità, nonostante sia stata già imposta 13 anni fa, la percentuale degli edifici scolastici senza CPI quindi chiediamo che questi dati vengano posti online affinché tutta la popolazione possa avere contezza di questi numeri. Chiediamo inoltre di capire quando l'indennità una tantum prevista a sostegno dell'attività nel cratere venga erogata, poiché è stata promessa ed è stato anche emanato l'avviso pubblico il 3 febbraio, però ad oggi sembra che non siano ancora pervenuti questo sostegno alle attività che appunto sono nel cratere. Grazie. Assessore Papparelli. Presidente, ma un'interrogazione complessa che diciamo solo per una parte riguarda le mie attività assessorili, ma rispondo diciamo complessivamente non potendo dividere l'interrogazione in due. Tra l'altro poi diciamo posso anche fornire richiesta diciamo una documentazione più dettagliata sulle scuole. Abbiamo stato predisposto un documento sulla base dei contributi forniti dalla Protezione Civile
dal servizio rischio sismico e dal servizio università, diritto allo studio universitario e ricerca. Quindi è stato in questo modo predisposto un documento che riassume, in risposta a quanto richiesto, gli interventi realizzati in materia di edilizia scolastica in termini di verifiche di vulnerabilità sismica, di adeguamento miglioramento sismico e di adeguamento in termini di prevenzione incendi e sicurezza. Vengono inoltre fornite informazioni sull'anagrafe di edilizia scolastica, sulla sua funzione e organizzazione e sull'aggiornamento in corso. Per quello che riguarda le verifiche di vulnerabilità sismica, dal 2004 ad oggi sono state finanziate verifiche sismiche di livello 1-2 a 295 scuole, delle quali 19 non sono state attivate, una in corso e 275 sono state completate. I beneficiari dei finanziamenti relativi alle verifiche tecniche completate sono state le amministrazioni comunali e le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni. Le scuole in Umbria sono circa 800, dato dell'anagrafe edilizia scolastica. Sono state finanziate verifiche sismiche, dicevamo, su 295 scuole. 11 scuole sono ricomprese nel piano di cui alla DGR 42416 in fase di finanziamento. Gli edifici scolastici oggetto di ricostruzione post-sisma, non soggetti all'obbligo di verifica di livello 1-2 ai sensi della DGR 1700 del 2003, sono quantificabili in 112, dato fornito dalla Protezione Civile nel 2011. Ulteriori edifici scolastici non soggetti all'obbligo di verifica di livello 1-2 in base alle norme fino ad oggi applicate sono stimabili in circa il 12% del totale, quindi in 96, dato presunto ricavato dalle schede di livello 0 degli edifici strategici e rilevanti per le finalità di protezione civile in caso di evento sismico. Risulta che in ambito regionale circa 286 scuole devono essere sottoposte a verifica sismica di livello 1-2, pari a circa un terzo. Detta percentuale non tiene conto delle eventuali verifiche effettuate autonomamente dagli enti proprietari. Va inoltre considerato che l'articolo 20 bis del decreto legislativo numero 8 del 2017, convertito con legge 45, prevede che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nella zona a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Per quello che riguarda l'adeguamento e il miglioramento sismico, riportiamo gli interventi realizzati nell'ambito della programmazione regionale che non comprendono gli eventuali interventi realizzati dagli enti proprietari, anche qui nell'ambito delle rispettive programmazioni delle opere pubbliche. Per quello che riguarda l'adeguamento nuove costruzioni con il Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, abbiamo registrato 9 interventi per 4,5 milioni di euro. Per il miglioramento controllato, legge 289 del 2002, 29 interventi per circa 17,5 milioni. Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico, miglioramento controllato con le ordinanze del Presidente del Consiglio e del Capo Dipartimento Protezione Civile, 16 interventi in base alla legge 77 del 2009, pari a circa 8,8 milioni. Col PORFESR abbiamo finanziato 17 interventi per quasi 4,000,000 di euro, POR 2007-2013, con i mutui a provvista BEI, oneri a carico dello Stato, piano triennale 2015-2017, dei 46 progetti finanziati per complessivi 23 milioni, 19 interventi sono complessivamente ricostruzioni e interventi di adeguamento e miglioramento sismico per complessivi 12,7 milioni euro circa. Per quanto riguarda la protezione incendi, i certificati di prevenzione incendi entro il 31/12/2017 tutte le scuole vanno adeguate da parte degli enti proprietari alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 per quello che concerne la sicurezza negli edifici. Per quello che concerne l'anagrafe di edilizia scolastica, la legge 11 gennaio 96 numero 23 ha previsto all'articolo 7 da parte del MIUR la realizzazione e il conseguente aggiornamento nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati in un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.
Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione e interventi del settore. A seguito dell'accordo di conferenza unificata del novembre 2016, l'anagrafe è oggetto di rinnovamento con un aumento delle informazioni che saranno raccolte e rese disponibili per ciascun edificio scolastico. Sarà ad esempio migliorato il quadro delle informazioni anche sull'adeguamento sismico degli edifici, sulla presenza di spazi collettivi come palestre o auditorium e sullo stato delle strutture portanti degli edifici. In conclusione, sono previste da parte del Governo, anche a seguito degli ultimi eventi sismici, ulteriori dotazioni finanziarie per un nuovo piano triennale di intervento con mutui a provvista BEI. È in programma inoltre il finanziamento di due scuole innovative nei comuni di Corciano e Terni, finanziati precedentemente all'evento sismico, con procedimento in capo al MIUR. Siamo in attesa inoltre, infine, di conoscere le risorse assegnate all'Umbria nell'ambito dei 100 milioni previsti dalla legge di stabilità per la realizzazione di nuove scuole da parte di INAIL, con relativo canone di utilizzo a carico delle regioni che hanno manifestato la loro disponibilità. Per quello che riguarda la seconda parte dell'interrogazione, dal 3 febbraio è stato possibile, in base alle procedure vigenti, poter procedere, diciamo, all'inoltro delle domande. Ad oggi ci sono arrivate 1.200 domande, di cui 400 sono state già autorizzate e quindi trasferite all'INPS, che dovrebbe provvedere, diciamo, a giorni alla erogazione. Altre 300 sono in corso di autorizzazione. Le altre sono in corso di verifica, anche in relazione al fatto che ci sono arrivate, dopo il 3 febbraio, diverse circolari della Corte dei Conti che ci invitano a vigilare attentamente sulle domande che vengono inoltrate. Quindi questo, diciamo, comporta anche queste, diciamo, verifiche più puntuali, hanno anche esse comportato qualche giorno di rallentamento nel procedere. Tutto avviene con una procedura informatica che ci è stata messa a disposizione da INPS e quindi, diciamo, credo che nel giro di poche settimane completeremo l'analisi delle 1.200 domande e auspico che nel modo più celere possibile, abbiamo sollecitato già in tal senso, l'INPS provveda già nei prossimi giorni al erogare, diciamo, l'indennità per le prime 400 domande già autorizzate. Bene, consigliere Carbonaro, no, consigliere Liberati. Dunque, sull'anagrafe scolastica e quindi l'edilizia scolastica è evidente che purtroppo molte preoccupazioni sono fondate, perché i numeri che la Giunta regionale, dopo finalmente diversi mesi, ha fornito sono numeri pesanti. Le analisi di vulnerabilità sono di fatto, togliendo quelli che non devono farla, quegli istituti che non devono farla, circa la metà, un po' meno della metà rispetto al numero complessivo degli istituti. Avremmo anche gradito le percentuali anziché i numeri così. Le percentuali era un numero secco, comprensibile a tutti. Per quanto riguarda gli edifici adeguati e migliorati sono pochissimi. Io ricordo che è di queste settimane l'ulteriore preoccupazione di numerose famiglie. Perché? Perché ora sta passando un'altra estate, non ci sono tanti progetti, lei, la Giunta, comunque ha fornito dati per alcune decine di edifici migliorabili o adeguabili, ma le altre centinaia restano al palo. Vorrei chiudere in questo modo. Quando si consente ad alcune multinazionali di trasferire in Liechtenstein, alle Virgin Islands, eccetera, una montagna di denaro sui nostri beni comuni, depredando i nostri beni comuni, è facile dire che non ci sono più soldi. Questi soldi, se ci fossero stati, avremmo agito in maniera molto rapida, avremmo delle scuole, ci avrebbero consentito di avere delle scuole più sicure, mentre oggi bisogna faticare tantissimo per trovare 4 lire. Quindi io su questo tema noi come gruppo ci torneremo senz'altro, perché finalmente siamo venuti a sapere i dati impietosi di questa situazione dell'anagrafe scolastica, che parlano chiaro in merito al fatto che sono ben pochi gli edifici adeguati e migliorati sismicamente.
Bene, a questo punto chiudiamo la fase delle interrogazioni. Va bene. Allora un quarto d'ora di sospensione.